Ok, ciao a tutti, sono Alessandro Migliucci, probabilmente lì è stato anche qui il mese scorso, si ricorda di me perché ho parlato anche il mese scorso, pure questo mese, e ho portato un altro talk, ma molto più breve, sempre su React, perché diciamo, è quello di cui mi sto occupando di più attualmente al lavoro. E quello di cui parliamo è la gestione dello stile in React. Gestione dello stile, ovviamente parliamo di CSS. Decidere come gestirlo all'interno di un progetto React di solito fa nascere delle dispute che durano settimane se non mesi e personalmente mi è capitato molte volte di assistervi. È vero però che scegliere bene tra le varie possibilità che ci sono è necessario conoscere almeno diciamo, le possibilità offerte da ogni soluzione. E l'obiettivo di questa presentazione è quello di riuscire a darvi un'idea, diciamo, generale. Delle varie tecniche e diciamo, di quello che comportano eventuali vantaggi e svantaggi comunque e permettervi di farvi un'idea da soli. Naturalmente, essendo una cosa introduttiva, non è volutamente approfondita perché non ci sarebbe stato il tempo di vedere nel dettaglio ogni tecnica e servirebbe una presentazione per ognuna. Tra l'altro, su alcune di queste qui sono state fatte altre presentazioni in passato. E ok, iniziamo allora direttamente proprio dallo stile. Ora, come ci viene, diciamo, venduta a noi questa parola stile? Ci viene venduta come una sorta di mano di vernice che dobbiamo dare ai nostri componenti, quindi per trasformare qualcosa di brutto in qualcosa di carino. In realtà è molto di più, di questo, perché è qualcosa di strutturale. Cioè, il CSS noi non lo usiamo soltanto per abbellire i componenti, ma anche per definirne la struttura. E quindi è come una sorta di colla che ci permette di tenere insieme le nostre applicazioni e di diciamo, mettere bene i nostri componenti tra loro. E purtroppo non c'è una vera divisione tra stile e struttura, e questo perché utilizziamo un unico diciamo, strumento, tecnologia che è il CSS per fare tutte e due le cose, non si sono mai differenziate. Il CSS è una tecnologia che comunque è arrivata a noi da un passato molto lontano e che però utilizza in maniera praticamente inalterata. Quindi, prima di arrivare alle tecniche, facciamo una velocissima panoramica degli ultimi 30 anni. Ovviamente sarà brevissima e riporterà solo diciamo, gli eventi che ritengo fondamentali per questa presentazione. Naturalmente, il primo è nel 1991. Lo sappiamo tutti, Tim Berners-Lee, un fisico del CERN, parla per la prima volta di HTML sulla neonata mailing list chiamata WWTalk, e è praticamente diciamo, l'inizio di internet. Immaginava i pretesti globali e nel mentre sviluppava il suo primo browser chiamato World Wide Web. Questo codice che vedete è diciamo, un esempio preso dal suo archivio storico della primissima versione di HTML. Pochi anni dopo, sempre sulla stessa mailing list, nel 1994 l'informatico Mark Andreessen, non so se la pronuncia è quella corretta, ma diciamo poco importa, sviluppatore allora del browser Mosaic, poi fondatore di Netscape, arriva a scrivere sulla mailing list questa cosa qui. Il contesto qual è? Il contesto è quello in cui il web iniziava ad attirare persone fuori dell'ambito scientifico e quindi i creatori di pagine web non erano più solo, diciamo, scienziati o comunque studiosi, ma anche chi voleva soltanto mostrare qualcosa in modo, diciamo, carino. E quindi questi iniziano a lamentarsi della mancanza di stile per le loro pagine. Le domande di questo tipo erano così frequenti che arriva a sfogarsi in questo modo. Paradossalmente, una volta finita l'esperienza di Mosaic, iniziando a lavorare a Netscape è stato probabilmente il primo browser che ha risolto questo problema per gli utenti, aggiungendo dei cosiddetti presentational tag, cioè questi tag HTML che permettevano di aggiungere uno stile. E questo ovviamente fu un grande passo indietro rispetto agli obiettivi dell'HTML, perché mischiare presentazione e contenuto era qualcosa che andava proprio contro di tutto. Pochi anni dopo, esattamente tra il 94 e il 96, viene completata la prima specifica del CSS, quindi CSS 1. E questo qui ha permesso la rimozione di questi tag presentational,
e finalmente è diventato possibile aggiungere uno stile alle nostre pagine HTML. E è importante ricordare che il CSS si affermò tra molti sistemi concorrenti, ma questa qui è una storia ancora più lunga, quindi andiamo avanti per quello che ci interessa. Nel 2003, un bel salto avanti dal 96, nasce questo sito che si chiama CSS Zen Garden, nato per mostrare le possibilità offerte dall'utilizzo, diciamo, avanzato di CSS. Questo sito aveva un contenuto comune e permetteva di vedere, diciamo, delle demo di come era possibile trasformarlo semplicemente utilizzando CSS. E questo qui è il primo di questi stili. Questo sito è diventato così famoso che poi è diventato anche un libro, e questo sito rimarrà proprio un punto di riferimento negli anni. Vedo che ci sono problemi con la connessione. Proviamo. Vediamo se così va meglio. Ok, dicevamo, nasce questo sito per mostrare le possibilità offerte dal CSS. Dopodiché, dopo il 2003, diciamo, arriviamo direttamente ad oggi, perché dal 2004 ad oggi inizia l'era JavaScript, in particolare nel 2004 nasce Gmail, e durante tutto questo periodo di tempo si succedono le prime librerie JavaScript, i primi framework, i preprocessori, l'uso e l'abuso di XHR, jQuery, Angular, e arriviamo così anche a React. Arriviamo alle nostre applicazioni React che, rispetto a quello per cui era stato progettato il CSS, sono molto diverse, hanno una miriade di elementi interattivi, moltissimi stati e tanti contesti visivi diversi. E, nonostante questo, utilizziamo ancora questa tecnologia che è arrivata a noi in modo praticamente inalterato. Ora, il CSS diciamo, presenta un problema fondamentale, che rispetto alle altre tecnologie che utilizziamo per sviluppare le nostre applicazioni è difficile da controllare, perché per come funziona, diciamo, si espande dovunque trova spazio, perché è stato progettato in questo modo. La domanda, infatti, che dovremmo farci è sempre la stessa: come faccio ad usare CSS senza esserne travolto? E questa è la domanda pure che ci facciamo quando dobbiamo decidere come gestire lo stile con React. Potremmo passare ore a parlare del problema della specificità e delle altre problematiche tipiche del CSS, però diciamo che non è lo scopo di questa presentazione. Quindi andiamo avanti e vediamo cosa ci permette di fare React. Se andiamo sul sito di React, vediamo che la questione dello stile non risulta tra i concetti principali della documentazione. Se anche andiamo in quelli avanzati, nemmeno qui ce n'è traccia. È necessario arrivare fino alla sezione delle API, degli elementi, per leggere qualche riga su come gestire lo stile. Ovviamente questa documentazione non serve a molto, ci indica solo come passare una classe o uno stile online, addirittura ci rimanda alle domande frequenti. Eppure il CSS è, diciamo, il perenne terzo incomodo tra l'HTML e il JavaScript nello sviluppo, dei componenti. E è veramente surreale che, queste informazioni siano così nascoste e comunque non ben spiegate. Soprattutto perché React con il JavaScript ha risolto il problema della produttività nello sviluppo delle applicazioni, ma per il CSS poco è stato fatto, quindi dobbiamo vedere altrove. Ovviamente questo è, vedete, abbastanza assurdo, perché non credo che nessuno abbia mai sviluppato un'applicazione senza dover usare CSS in qualche modo. Quindi vediamo come utilizzarlo con React.
Vedremo degli esempi, sono naturalmente tutti estremamente semplici e semplicistici perché quello che ci interessa è vedere, diciamo, il core di ogni tecnica. E ovviamente dobbiamo sempre tenere a mente che delle tecniche, tutte le tecniche che vedremo, producono sempre lo stesso identico risultato visivo, quindi le differenze stanno, diciamo, nei dettagli e nella gestione. La prima tecnica che vediamo è quella ovviamente più semplice, cioè quella di non gestire lo stile con React e tenerlo completamente fuori dal nostro progetto. Quindi all'interno del nostro progetto includiamo un foglio di stile preso altrove e i nostri componenti semplicemente utilizzano attraverso l'attributo classname una serie di classi per, diciamo, definire quali classi devono avere e quindi visualizzarsi in un certo modo. Il risultato a livello di HTML di questa prima soluzione ovviamente è quello che ci aspettiamo, cioè niente di speciale, semplicemente degli elementi che hanno le stesse classi che scriviamo. E il vantaggio di questa soluzione è che possiamo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto con lo stile, poi da capire se lavoriamo bene o male, non richiede conoscenze nuove rispetto a quelli che già abbiamo per lavorare con il CSS, possiamo continuare a utilizzare gli strumenti, ma dall'altra parte abbiamo che diventa difficile capire se un certo stile può, diciamo, rompere o comunque andare ad alterare l'aspetto e il funzionamento di un altro, a meno che di non usare un versionamento, diciamo, ferro e molto forte del foglio di stile. E ovviamente nelle nostre applicazioni è difficile che le cose siano così ferme, soprattutto perché di solito lavoriamo molto velocemente. Un altro svantaggio molto grande è quello che il CSS è, diciamo, lontano dai componenti, e quindi abbiamo questi componenti che hanno una struttura che è definita da altre informazioni che stanno molto, molto lontano da noi. E molto spesso questi fogli di stile sono sviluppati senza tenere in considerazione tutte le necessità poi specifiche che ci sono all'interno dell'applicazione, quindi quello che succede quasi sempre è che c'è questo foglio di stile e dall'altra parte poi c'è anche uno stile locale che serve per colmare le lacune attraverso qualche hack per, diciamo, rendere tutto come dovrebbe essere. E questo crea naturalmente una divergenza tra quello che dovrebbe essere e la realtà e non è molto, diciamo, ok come soluzione. Nonostante tutto, questa tecnica, per esempio, è quella utilizzata da React Strap, una delle librerie, diciamo, più famose, pronte, uno dei toolkit pronti basati su Bootstrap che ci sono, però, diciamo, adeguati a React. La seconda soluzione è una variante di questa qui, è esattamente uguale, tranne per il fatto che il nostro foglio di stile viene gestito all'interno del nostro progetto. Quindi diciamo che il vantaggio è che lo stile si avvicina ai componenti, ma ancora è separato da loro, quindi avendolo in locale è più facile verificare se è tutto ok o se qualcosa cambia. È possibile integrare degli strumenti per automatizzare la build dello stile direttamente all'interno del progetto, se lo gestiamo in questo modo, e possiamo continuare a lavorare sempre con le nostre conoscenze di CSS o SAS. E abbiamo un minimo di tracciamento delle modifiche attraverso le diff nel nostro repository. Ovviamente, dall'altra parte abbiamo che lo stile è ancora lontano dai singoli componenti e le collisioni, se non abbiamo pure qui una disciplina molto forte diciamo, di naming attraverso BEM o altro, sono più che possibili, sono una realtà. Quindi andiamo a modificare un pezzo dello stile. E dall'altra parte un pezzo dell'applicazione smette di funzionare come dovrebbe. Tutte e due queste soluzioni si basano sull'uso, perché cioè, se ne può fare a meno, ma è impensabile per essere produttivi, di una libreria chiamata ClassNames che permette di generare queste stringhe di classi in modo, diciamo, semplice, senza creare noi troppi if e troppa logica strana. Questa qui anche, per esempio, la trovate, potete vederne l'uso all'interno di React Strap o di qualsiasi altra libreria, ma credo anche di tantissimi progetti. Queste qui sono quindi le prime due, quelle basate diciamo, su una non gestione dello stile.
Da questo qui passiamo a gestire lo stile in JavaScript. Come abbiamo visto, le due soluzioni precedenti presentano alcuni problemi, ma soprattutto le presentano quando il contesto di lavoro è molto grande e soprattutto quando coinvolge molte persone. In Facebook se ne sono accorti presto e già nel 2014 avevano identificato questo elenco di problemi che vedete, causati dal CSS. E così hanno sviluppato questa idea di gestire il CSS in JavaScript. Senza vedere, diciamo, approfondire questo, diciamo, come quello che faceva Facebook, vediamo quello che possiamo fare noi direttamente in React, partendo dal caso più semplice. Il caso più semplice è quello di utilizzare l'attributo style degli elementi per passare uno stile inline. Questo stile, a differenza diciamo, del normale codice CSS, è fatto da un oggetto JavaScript e, a differenza diciamo, delle proprietà normali di CSS, queste qui sono tutte camel case. Quindi ci scordiamo i trattini e le dobbiamo trasformare. E i valori di queste proprietà possono essere o interi o stringhe. Diciamo, scrivere questo stile è molto semplice, molto ovvio, e è anche ovvio il risultato prodotto, cioè un HTML con uno stile inline. Questa soluzione, ovviamente, diciamo, artigianale, possiamo raffinarla ulteriormente, per esempio, dividendo l'oggetto dello stile, togliendolo, diciamo, dall'inline e definendolo separatamente. Possiamo fare un ulteriore passo avanti, portando lo stile in un file separato e aggiungendo tutta una serie di funzioni di utilità che ci permettono quindi di avere un meccanismo un po' più sofisticato e così da unificare la parte di stile da una parte, avercela sì vicino al componente, ma senza, diciamo, sporcare troppo il componente con dei dettagli di stile che magari nel contesto del componente non ci servono, però averceli sempre lì. I vantaggi di questa soluzione sono che ovviamente non servono altre librerie perché diciamo che è nativo React, nel senso che non dobbiamo aggiungere altro. Lo stile è vicino al componente e possiamo alterarlo come vogliamo a runtime, perché abbiamo detto che lo stile è un oggetto JavaScript. Non ci possono essere collisioni tra gli stili perché appunto è uno stile inline. E è quindi lo stile completamente isolato. Possiamo trasformarlo in qualunque modo, costruire qualsiasi soluzione più o meno sofisticata, più o meno complicata, in JavaScript, e possiamo utilizzare in modo facile anche costanti e variabili di JavaScript. Dall'altra parte abbiamo come svantaggio una notevole, probabilmente, crescita della dimensione del bundle a causa delle ripetizioni e soprattutto comunque dei dati, diciamo, trasferiti. Richiede di cambiare comunque il modo di gestire lo stile e anche quello di lavorare, quindi non c'è più un foglio di stile normale, ma bisogna lavorare a questo livello più vicino ai componenti. Non possiamo più utilizzare gli strumenti che magari conoscevamo già, come i preprocessori, e siamo legati a React. Ovviamente questo non è necessariamente un svantaggio, la domanda dovrebbe essere perché non dovremmo essere legati a React, però comunque è una domanda lecita. Eppure qui ci perdiamo le media query, quindi le dobbiamo fare in altro modo, e ovviamente non avendo preprocessori né altro, non abbiamo mixing, però anche questa cosa qui possiamo, diciamo, replicarla con funzioni dedicate, ma è sempre un qualcosa da fare a mano. Per risolvere, diciamo, tutti questi problemi e utilizzare lo stile direttamente dentro React, è nata una delle librerie che oggi è più famosa per fare questa cosa qui, che è Styled Components, che permette di fare tutto quello che abbiamo visto in modo molto più semplice. E utilizzando questa sintassi di JavaScript ci permette di esprimere esattamente tutto quello che abbiamo visto prima in modo molto più conciso. Quindi diciamo, crea questo styled button e mettici questo stile e poi se la prop kind ha questo valore, aggiungi pure questo colore.
Ora qui la differenza diciamo, di codice HTML prodotto comincia a diventare importante perché quello che viene prodotto non è qualcosa di ovvio, ma la libreria che cosa fa? Genera una serie di classi specifiche per il componente dentro queste classi inserisce tutto lo stile. E la cosa, diciamo, interessante è che questi stili vengono caricati a runtime alla fine del blocco head della nostra pagina HTML, del contenitore dell'applicazione. E quindi non abbiamo più la lungaggine e l'illeggibilità dello stile inline, perché vengono create queste classi, ma dall'altra parte abbiamo tutti i vantaggi perché queste classi sono appunto fatte in modo da non collidere tra loro. E anche questo funziona tutto a runtime. Diciamo che nonostante la documentazione di questo strumento sia molto lunga, il concetto base è questo qui, è quello che diciamo ci interessa vedere ora. Quindi diciamo che i vantaggi sono quelli di avere, sono tutti quelli dello stile inline e abbiamo soprattutto come vantaggio una soluzione che è già stata validata perché è uno strumento molto utilizzato, non dobbiamo quindi reinventare nulla. Tra gli svantaggi abbiamo che ovviamente richiede un altro pezzo da gestire all'interno della nostra applicazione, che è una libreria. Siamo, diciamo, chiusi dentro questa libreria, ma pure questo qui secondo me è un problema relativo e uno questa domanda se la deve fare solo in base alla dimensione, alla durata del progetto. E quello che forse è più significativo è che il debug di eventuali problemi diventa un po' meno ovvio rispetto alle soluzioni precedenti. E quindi si deve ricorrere più che altro all'inspector di React per capire cosa non va quando non va. Un esempio concreto che potete trovare online per vedere com'è il risultato di utilizzare questa tecnica per sviluppare un'intera libreria è quello di Zendesk Garden, cioè il design system di Zendesk sviluppato completamente in React utilizando Styled Components. Eppure questo ovviamente facendo una ricerca lo trovate online. Oltre Styled Components ce ne sono moltissime altre, le uniche due che credo valga la pena diciamo, nominare che fanno una cosa simile e i dettagli diciamo, sono un po' diversi, però i concetti sono gli stessi, sono Emotion e JSS, più tutte le altre che ovviamente potete trovare seguendo il canale dedicato Entro Roma JS, dove appunto Marco con una costanza veramente incredibile ci condivide qualsiasi cosa esce nel mondo JavaScript. E da questo qui passiamo a un'altra tecnica, che è quella, diciamo che è una tecnica ibrida, cioè riprendiamo uno stile gestito all'esterno ma localmente, quindi abbiamo uno stile vicino al nostro componente, un file CSS, che è importato dentro il componente. Per fare questa cosa qui ovviamente non è, diciamo, magica, ma c'è bisogno di una configurazione di Webpack e del suo modulo CSS Loader che permette di caricare a runtime uno stile. Il risultato diciamo, di questa cosa è questo codice HTML qui. Quindi cosa succede? Anche se sembra identico a quello che abbiamo visto negli esempi iniziali, in realtà questo style viene appeso al tag head solo quando viene caricato il componente, mostrato il componente, e abbiamo però ancora le classi, diciamo, normali. Quindi, cosa succede? Possiamo avere uno stile vicino, ma rimane sempre aperta la questione delle collisioni, quindi, diciamo, problemi classici del CSS. Diciamo, un notevole passo avanti seguendo diciamo, questa soluzione qui è quello dei CSS modules. Cioè abbiamo sempre un file CSS vicino a quello del nostro componente, lo importiamo, ma utilizziamo al posto del nome delle classi come diciamo, parametro dell'attributo class name
direttamente un riferimento al nome della classe CSS, che quindi non è semplicemente una stringa. E il risultato di questa cosa qui qual è? È un codice HTML molto più interessante del precedente. Cioè anche qui viene caricato del codice CSS runtime, vengono generate però, a differenza di prima, delle classi univoche in modo da non collidere. E quindi il risultato qui qual è? Diciamo dal mio punto di vista abbiamo un po' il meglio dei due mondi, cioè non ci sono da una parte niente collisioni e quindi non bisogna stare a fare la guerra al CSS. E dall'altra abbiamo il vantaggio di poter lavorare o comunque diciamo continuare a far lavorare qualcuno sulla parte di CSS con le sue conoscenze e soprattutto è possibile migrare progetti esistenti senza dover stravolgere tutto convertendo tutta diciamo, la codebase a una sintassi diversa. Ovviamente lo svantaggio, qual è quello principale? È che la build diventa sicuramente più complicata perché aggiungiamo dei pezzi che anche se funzionano in maniera semplice, magari potrebbero darci altri problemi. E dopo questo rimane l'ultimo caso che vi voglio far vedere, è un piccolo avanzamento rispetto a questo, cioè CSS Module utilizzando però direttamente SAS come preprocessore. Questo qui secondo me è molto interessante perché come prima abbiamo il foglio di stile vicino al componente, però il foglio di stile non è semplicemente CSS ma è un SAS e essendo un SAS possiamo importare altri pezzi, altri mixin costanti e variabili direttamente da altri da un'altra cartella. E il risultato finale ovviamente è lo stesso di prima, però il vantaggio qui qual è? È che possiamo avere delle soluzioni molto molto più complesse di quelle di prima, soprattutto sfruttando al massimo la potenza che hanno i preprocessori SAS e tutta la conoscenza che magari già abbiamo o che qualcuno che lavora con noi già nel settore. E quindi ovviamente questo è un esempio molto semplice, però immaginate di utilizzare per esempio Mixin e potete vedere, pur in questo caso, un progetto veramente, diciamo, sia grande che interessante, che utilizza esattamente questa tecnica, cercando il toolkit, diciamo, il design system di Shopify, che si chiama Shopify Polaris, che è basato esattamente su questa metodologia qui. Casualmente, perché anche diciamo, noi dove in Vitra usiamo completamente SAS, pure noi cioè siamo in realtà, abbiamo quasi completato la migrazione da un SAS diciamo, completamente esterno a un nostro toolkit basato su una soluzione come questa qui. E già durante diciamo, i risultati parziali, durante i rilasci diciamo, parziali, prima di aver completato la migrazione, i risultati positivi sono stati notevoli. E per diciamo, concludere questa presentazione, ho preparato un elenco abbastanza lungo, probabilmente incompleto, questo poi me lo dovrete dire anche voi dalla vostra esperienza, quindi diciamo, di punti da tenere in considerazione quando scegliamo quale di queste tecniche o diciamo, quale varianti di queste tecniche utilizzare. I punti sono, diciamo, per chi lavora con il CSS o con i componenti abbastanza noti, però più o meno sono tutti questi qui e sono quasi tutti quelli che abbiamo visto finora. E, oltre a questo qui, vi lascio un elenco di link su tutte le diciamo, cose che abbiamo visto durante la presentazione. E quello che mi interessa in realtà a me ora è diciamo, avere da voi diciamo, esperienze e commenti su questa parte qui, quindi su quello che abbiamo visto, quindi come e quando vi siete trovati bene, come e quando vi siete trovati male e questa cosa che ho detto è completamente sbagliata o hai ragione. E basta, tutto qui. Vediamo se Matteo o Marco arrivano. Entrambi, cioè ho buttato dentro anche Marco.
Grazie, grande Andrea. Vediamo un po', raccogliamo qualche domanda al volo. Questo Zen Garden, Alessandro dice come si scrive Zen Desk Garden? È il primo link sulla slide. Ok, adesso sì. Vabbè, la domanda era di prima, ovviamente, sulla Zen Garden, CSS Zen Garden. E le mie domande non sono state fatte, quindi magari possiamo recuperarle adesso. Ah, Sono arrivate in vai, vai. ritardo rispetto a quando abbiamo fatto. Vai, E iniziamo. possiamo mischiare, tanto non è che c'è fretta a riguardo. Vai, scegliamo per bene. Vai, Matteo, a te la scelta. Sì, devo fare giustamente. E, la prima domanda di Alessandro è quanto è diverso da Azure CI il discorso delle action? E la risposta è non lo so, non ho mai usato Azure CI, quindi non saprei proprio. Immagino che essendo basato sulla stessa infrastruttura e usando il pipeline, sì, l'Azure Pipeline Agent, di fatto un fork, non è che si discosti molto riguardo talune cose, ma oltre questo proprio non l'ho proprio mai usato Azure. E pensavo anche di non usarlo fino a che non ho scoperto che le GitHub Actions lo usano sotto. Devo dire, come utilizzatore che ho usato un po' la parte di Azure, non è male, dai, possiamo anche dire che è un buon coso. E Alessandro, ritornando su Alessandro, ormai facciamo mixato così, non, no Zen Garden come CSS, lo conosco, dice il framework CSS, Zendesk. Zen Desk. Sì, vi mando il link. È quell'ultimo link della slide che è rimasto bianco, ti è rimasto colorato di bianco e qui non si vede No, sicuramente. quello mi piaceva a me tenere cosa in sospeso. Comunque te lo mando qui. Zendesk Garden slash React Components. Arriva sulla chat per tutti quanti. Perfetto. È un talk su CSS, non può mancare un puntino in più. Tornando sulle action, faccio avanti e indietro. Rispetto alle Bitbucket, non so se hai poi comparato a livello di facilità, magari di integrazione di servizi, che poi finché lanci il singolo comando, tutto bello. Quando cominci a fare, mi serve il database, mi serve quest'altro, servono due istanze che devono dialogare per fare la mia suite di test o quello che sia. Allora, mi ricordo di averlo usato Bitbucket, l'abbiamo usato in passato, e era basato su container, se non ricordo male. E qui si hanno sia virtual machine che container, quindi tutta la parte container si può replicare esattamente identica. In più è possibile definire dei servizi, in questo caso ci sono gli esempi su come usare Postgres o Redis sulla documentazione. In generale ho trovato il marketplace delle action molto più facile da integrare rispetto a Bitbucket dove ti dovevi scrivere tutto da solo. È vero che c'è il flusso dedicato per il deployment che è un po' più avanzato, non ce l'hai sulle GitHub Action, però è pure vero che tu la GitHub Action ne crei una, ti porta su un marketplace dove tu cerchi una parola a caso e c'è un'action per quella. E poi puoi vedere come sono fatte, se non ti piace. E le apri, vedi come sono fatte, te le copi il comando e magari lo modifichi come ti pare Comodo. Una cosa che magari sai, se hai visto, a livello di marketplace c'è anche un discorso di pricing, cioè hanno creato qualcosa dove gli sviluppatori possono anche vendere magari la loro pipeline. a te. Allora, ho visto questa cosa proprio perché mi sono posto il problema. Esiste già il GitHub Marketplace per le applicazioni e quelle ci sono sia gratis che a pagamento. Le GitHub Actions sono tutte gratuite. Quello che fanno spesso i vendor è di fatto ti danno l'action gratuita che utilizza un servizio SaaS a pagamento. Per cui sì, tu ti prendi l'action, però se non paghi il SaaS non vai da nessuna parte. Ok, non ci sono solo delle action premium in qualche modo. Okay. Ripassando ad Alessandro, invece la domanda di Enrico è a livello di bundle tra le varie tipologie, no, che abbiamo visto di stile, bundle size e performance, che differenze ci sono? Ha letto che Static Component può riprodurre rallentamenti nel render, però mai testato direttamente da parte sua. Che dici?
Allora, non faccio come gli articoli che leggete online dove c'è scritto la verità, c'è scritto: ah, se usate questo, allora salvate il mondo, risparmiate dimensioni. L'unica cosa che diciamo, possiamo vedere realmente è quanto, diciamo, facendo un piccolo prototipo, se effettivamente ci sono delle differenze significative. Cioè, da quello che abbiamo visto, diciamo, in alcuni casi, con alcune tecniche, effettivamente, diciamo, è ovvio che si crea. Diciamo più codice o diciamo vengono trasmessi più dati. Però pure questa cosa qui, secondo me, alla fine la questione del bundled sites è una cosa molto molto relativa, perché prima di arrivare al problema delle dimensioni, secondo me, cioè, le applicazioni devono essere rilasciate in tempo, essere completate, funzionare bene. E questo qui è uno dei tanti delle ottimizzazioni premature molto famose. Però Io ho se uno ha detto. necessità specifiche, se ha avuto io non ho avuto, cioè non ho mai comparato a questo livello, cioè in maniera, diciamo, significativa, nessuna di queste librerie, però se qualcuno l'ha fatto, è interessante. Non so, poi dico la mia, a livello di. Non ho seguito forse la parte finale, mi sono purtroppo risato. Hai tirato fuori un tuo preferito dei vari approcci? No, preferito no, quello che stiamo utilizzando adesso sì, però che è l'ultimo che abbiamo visto, perché nella mia, diciamo, nostra esperienza, noi partivamo da una base molto grande di SAS, quindi venivamo da una cosa tipo quella, diciamo, i primi esempi che abbiamo visto, e lì per fare un passaggio graduale, secondo me è sempre meglio fare dei passaggi graduali rispetto che a fare riscritture che sai quando inizi ma non sai mai quando finiscono, e abbiamo trovato questa tecnica che ci ha permesso di partire con un toolkit che includesse tutto il SAS che avevamo, e pian piano diciamo, l'abbiamo smembrato per portarlo vicino ai componenti. Se poi in futuro questo diventerà CSS in JavaScript, boh, non lo sappiamo. Pure lì dipende diciamo, da quello che poi devi fare. Ora c'è una cosa che ho lasciato volutamente fuori perché è un altro mondo a parte, che è React Native. Lì il discorso ovviamente di CSS in JavaScript diventa più significativo Posso parlarne per un altro talk. Diciamo che il vantaggio di React Native da un punto di vista di CSS in JavaScript, a parte che ci sono anche lo style component lì, quindi tutta la parte anche che abbiamo visto su style della posso utilizzare, ma c'è una differenza sostanziale che vale per tutta la parte di stile e che non c'è il CSS. E nel discorso non c'è il CSS, non c'è il CSS nel suo componente cascading, quindi ogni componente, ogni cosa devi dare la sua dimensione, il suo stile, quello sotto non viene minimamente influenzato, e questo evita tutte le problematiche della GIF di Peter Griffin con la serranda. E questo per cosa? No, volevo fare un'aggiunta sul discorso di stili. Diciamo, nella mia esperienza ne ho provati tanti, se non tutti, forse CSS in JS è uno dei pochi che non abbiamo approcciato in maniera completa. E dal vecchio CSS all'SSS separati, al modules, adesso stiamo abbastanza pesantemente su styled, poi dipende se stiamo facendo un'applicazione o qualcos'altro, in cui magari ci serve, utilizziamo l'approccio classico di less o SAS che sia. Alla lunga abbiamo trovato che la parte di styled component alla lunga mi dà la possibilità di avere dei componenti con il suo stile, cioè anziché la classe vado a definire il componente, non ho un gran numero di classi riutilizzabili, ma ho molto isolatamente lo stile di ogni componente che vado a definire. Nel momento in cui vado a riscrivere un componente, difficilmente mi si spacca tutto a livello globale, e attraverso il tema, diciamo, il provider suo, per iniettare delle variabili su tutti i componenti styled, è possibile comunque mantenere una sorta di stile di base. Quindi abbiamo una configurazione di base con il font size di base, i colori primari, la font family di riferimento, eccetera, e poi vengono utilizzate dai vari componenti, a cascata vengono presi dal tema. Il vantaggio che ho trovato di base è che non hai, con l'aumentare del tempo, con l'aumentare del progetto, col passare del tempo, tutto quanto, una serie di classi CSS che potessi avere in SAS o in LESS, o CSS puro, se andiamo a fare grande file, che poi rimangono lì e dimenticate da tutti. Nonostante Certo. convenzioni,
nomi uguali al componente con i delimitatori, tutto BEM, possiamo andare, posso, non faccio il designer, ho i miei designer qui e ne parliamo a parlare, però con tutte le convenzioni che vai ad utilizzare a un certo punto arriverai a un progetto tanto grande che hai delle linee di CSS in giro che non sai cosa fanno e ovviamente per chi ha lavorato con CSS sa benissimo che il CSS vecchio non va toccato perché da qualche parte qualcuno ha messo quella classe o quell'ID o viene utilizzato e non va modificato ma va esteso, quindi all'aumentare quello che ho trovato in Styled è stata una cosa un po' più rigorosa, magari delle regole duplicate, il bundle forse è anche più grande, ma da un punto di vista di cosa viene utilizzato effettivamente è molto, diciamo, isolato, e se cancellerò un componente col suo stile mi porterà presso tutta la parte di CSS non viene utilizzata. Chiudo per il discorso performance, ovviamente la parte di styled viene compilata al runtime sul browser, non esiste un file CSS ma crea gli style in page, in base a quello che viene renderizzato, sicuramente è un effort in più. Difficilmente concordo con Alessandro che sono quelle ottimizzazioni che prima che la mia applicazione ha bisogno, ha dei problemi per via di style component, o ho sbagliato a scrivere altre cose, o sono talmente tanto contento di riscriverla che la riscriverò in qualsiasi altro modo perché sta andando benissimo. Quindi il drawback performance non lo considero. E sì, aggiungo pure, vorrei conoscere qualcuno che sta perdendo soldi per questo motivo, ma non credo. E aggiungo in più, con il server side rendering, Next o Gatsby che sia, ci sono i vari loader per styled, li sto utilizzando e funziona molto bene, per cui direttamente al first painting mi mando solo il CSS della pagina, perché poi da quel punto di vista tu sai esattamente cosa è nella pagina, come a livello di stile e cosa non lo è. Quindi finisci sulla pagina della scheda prodotto, hai solo il CSS di quella scheda prodotto, nel first painting, nel primo render, poi si attiverà tutto quanto, però intanto riesco a far vedere tutto quanto riducendo al minimo invece il CSS nella pagina, perché è solo quello che mi serve. Chiuso il mio contributo. Ti vedo molto preso dalla questione stile. No, diciamo setup l'abbiamo provati tanti, un po' quasi tutti quelli che hai nominato, e devo dire un nuovo progetto partito un mese fa, tra le varie scelte siamo tornati su Style Component, nonostante anche il discorso Next e quant'altro che funzionano benissimo. Certo. E non mi pongo il problema di un 100k in più di bundle, soprattutto se faccio server side rendering, che mi aiuta da quel punto di vista. Vediamo un po' se ci sono qualche altra domanda, se no stiamo sulla chiusura. Marco, si dice qualcosa sul canale diretta? E ho risposto a una domanda di Bianca Lana che mi chiedeva riguardo ML Ops e con GitHub Action, e la mia risposta era: inizialmente non so cosa sia ML Ops. Ha chiarito che si trattava di un qualcosa che GitHub aveva pubblicato riguardo il Machine Learning Ops, e diciamo, ho visto rapidamente quella cosa, e si tratta in realtà di usare le GitHub Action per orchestrare dei task particolari, nel loro caso per il Machine Learning. Quindi magari tu facevi creavi una issue riguardo un qualcosa, un dataset metti di machine learning, le GitHub Action vede che hai aperto una issue, per cui ti crea un commento e magari ti mette il link per un servizio esterno che ti apre quel modello, te lo fa vedere o te lo lascia elaborare. Quindi comunque le GitHub Action sfruttano gli eventi sotto e di fatto usano la GitHub API internamente, e per appunto avere un'esperienza, diciamo, migliore. Loro l'hanno declinata sul machine learning, di fatto è ops pieno, e puoi sfruttarle per quello che ti pare, col fatto che supportano qualsiasi evento di qualsiasi cosa, addirittura webhooks eccetera, puoi anche sfruttarle da fuori. Certo, comodo. Ok, no, sto facendo un giro sui vari social, cose, non mi pare ci siano altre domande. Volete porvi una domanda a vicenda? E darci una risposta? Sì, allora tu fai una domanda di... Alessandro fa una domanda di CSS a Marco,
che lo vedo super preparato, sempre super preparato sull'argomento. No, no, guarda, gli dico una cosa delle action, che noi Dai. Abbiamo migrato tutto alle action negli ultimi 6 mesi da una soluzione, diciamo, custom che avevo fatto io qualche anno fa, perché ero stanco della poca affidabilità dei sistemi esterni, perché fallivano troppo spesso. Vabbè, noi avevamo tutta una build basata su Docker e allora non c'era questo grande supporto. Però le action devo dire che sono secondo me molto molto più stabili rispetto ai tanti altri sistemi, diciamo, concorrenti di build. Raramente abbiamo avuto fallimenti e facciamo, ti posso garantire, un quantitativo di action partono ogni giorno nei nostri progetti esagerato, perché ce ne abbiamo sia tanti tanti progetti e tanti diciamo, e tanti action legati a ogni PR, commit, parte di tutto, quindi dalle cose di back-end anche le cose di front-end. Adesso stiamo automatizzando, anche per tornare al discorso della presentazione che ho fatto l'altra volta, stiamo sperimentando l'automazione, quella per vedere se possiamo avere, diciamo, dei vantaggi sul visual regression testing, quella roba lì un po' fantascientifica. Sono dubbioso, però abbiamo le action, tanto. Avete raggiunto la soglia dei minuti? Lo scorso mese l'abbiamo sfiorata, questo mese sicuramente la finiamo, ma tranquilla proprio. Quindi, immagino voi avete una pro, quindi 3.000 minuti al mese. Abbiamo, mi sembra di sì. Vabbè, se cominciano a girare per ogni commit e cose, i 3.000 minuti in realtà sono... Io mi ricordo su Bitbucket Pipelines, bene o male, solo di startup un 40 secondi, magari se buoni se li portava appresso. Non per fare NPM test su dei componenti statici, però per tirare su un minimo di struttura. Sì, sì, no, ma paradossalmente... Ma quello non lo paghi. L'NPM run build di turno per fare la build o il test su tutta la codebase lo paghi. Cioè non paghi lo startup del container, però una volta che te lo danno e devi cominciare a fare l'install dentro per la cosa che ti serve... facilmente. Sì, comunque 3.000, sì, 3.000. E le cose più lente, come sempre, sono i progetti front-end, sono sempre quelli in assoluto più lenti. No, in tutti i servizi back-end, pochi secondi, è tutto ok. Non me la spiegherò mai questa cosa, guarda. Vabbè, dovete compilare. NPM install. Ma anche il back-end è tutto NPM install, cioè quindi... Vabbè, quello usi la cache, quindi non è, lo puoi abbattere. A parità, veramente il peso di node modulis dei front-end e il peso di node modulis di un qualsiasi back-end node, lo so, non c'ha veramente paragone. Lo so. Forse perché i back-endisti sono abituati, alle performance, a ridurre, quindi levano dal Git le cose che non devono essere nel pacchetto. Non me lo spiego, però sono progetto React facile facile, node modulis a 400-600 mega e li porti in un attimo. E magari se volete testare solamente cose particolari si possono vedere task, che ne so, penso a ES Build, per esempio. Se volete testare solo la funzionalità e non magari il browser, potete usare al posto di Webpack quello ES Build, che ci mette un decimo del tempo. Tanto che ti frega, puoi testare il codice, non se funziona nel browser. Sì, su questa parte qui avevamo il progetto da un sacco di tempo, cioè era iniziato con Yarn, poi recentemente abbiamo trasformato questo progetto perché era stato fatto fuori da Create React App, e però alla lunga stava diventando un po' troppo, diciamo, c'era troppa roba personalizzata, quindi nei mesi scorsi l'abbiamo riportato dentro. E da lì però siamo ripassati a NPM, che ormai, come era, diciamo, facilmente prevedibile, tutto converge alla fine. Penso. Sì, quello sì. Comunque, considera, Matteo, nel mio task... Dimmi. Vai, finisci il tuo task. No, ci mette 40 secondi, con tutto devo scaricare tutto, puppeteer, devo tirare su tutto un sacco di roba, cioè un'interaction ci mette 40 secondi quando ci mette tanto. Vabbè, perché non fai magari qualche APT? Vabbè, io parlo un po' del dettaglio. Ah, vabbè, composer install. Scrivo in chat la convenzione con i biglietti Codemotion per la conferenza di novembre.
Vi ricordo che abbiamo i biglietti gratuiti per la parte premium, quindi dal link che trovate su Facebook e YouTube potete prenderli a prezzo ridotto a zero. E vedo che comunque la modalità anche di chiacchiere così informali funziona abbastanza bene. Possiamo anche fare una bella tavola rotonda su NPM contro Yarn e NPM install contro Compose install. Però questo magari lo rimandiamo al prossimo mese. Va bene, ragazzi, grazie a tutti. Anche questo mese siamo riusciti a vederci. Mi raccomando, se avete suggerimenti, talk da presentare o richieste particolari, ci trovate sul canale Slack di romags.org, su tutti i canali social. E ci troviamo lì durante il prossimo mese, fino al prossimo appuntamento, che essendo il terzo mercoledì del mese è abbastanza facilmente individuabile con il 18 novembre, mercoledì 18:30, e ci vediamo tra un mese. Ciao a tutti! Ciao!